La mia prima gravidanza è unica anche, è stata a 40 anni. E è stata, diciamo, è venuta naturale, ma non desiderata dall'inizio, ecco, perché sono arrivata a 40 anni senza avere una voglia di avere un bambino. E poi però, come capita spesso, alla soglia dei 40 scatta il famoso orologio biologico, per cui uno ci pensa e dice: ma forse è il caso di non perdere questa occasione. E così è stato, abbiamo deciso di avere questo figlio ed è stata, devo dire, un'esperienza travolgente in tutti i sensi. Ci ha sconvolto la vita a me e mio marito ed è stata ancora a tutt'oggi che il bambino ha 4 anni, ancora è dura, un'esperienza bellissima che dà tante soddisfazioni, tante gioie e tutto, ma difficoltà anche sia fisiche principalmente che con l'età, devo dire che è stata parecchio faticosa, insomma, anche fisicamente, oltre che anche psicologicamente, perché un cambiamento così devastante è stato difficile, insomma, sostenerlo. E col senno di poi, appena sono rimasta incinta, è nato il bambino. Quello che ho consigliato a tutte le mie amiche, ho detto: fate un figlio subito, perché secondo me l'età, diciamo, entro i 30 anni può essere un'età giusta per avere un bambino. Primo, apposta, perché si hanno comunque più forze fisiche, si è più pronti anche psicologicamente, c'è la possibilità poi di avere anche magari un secondo figlio, un terzo figlio, cosa che io adesso, pur desiderandolo, non posso più avere. Il primo figlio l'ho avuto a 29 anni ed è stata un'esperienza da una parte bellissima perché ovviamente quando arriva un bambino la vita ti cambia, una nuova creatura che ha bisogno del tuo affetto, tu devi essere a completa disposizione di questa nuova vita, però d'altra parte la vita ti cambia totalmente perché tutte le tue energie, tutte le tue attività sono completamente messe a disposizione di questo bambino, di questa creatura. Le implicazioni sul lavoro sono parecchie e molto differenti, perché comunque ritornare a lavorare, a fare comunque essere presente in un ambiente lavorativo dopo 4-5 mesi che sei assente, comunque capisci che sei una persona differente. Che prima davi tutto per il lavoro e ora il lavoro è sì una cosa importante della tua vita, ma non la parte principale, e poi soprattutto notti insonni e insomma problematiche legate ai bambini influiscono sulla tua vita anche lavorativa e sul tuo rendimento, quindi devi avere molta forza per portare avanti il bambino e il lavoro.